Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezza. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e a premere il tasto della campanellina a fianco per non perdervi le notifiche dei futuri prossimi video che pubblicherò. Vi invito inoltre a visitare la pagina Facebook Pillole di Saggezza, l'account Instagram e il mio sito dove potrete trovare suggerimenti di nuove letture per la vostra evoluzione personale. Oggi ritroviamo Osho con questo libricino di poco più di 70 pagine che si intitola Perché dovrei affliggermi ora? Questa frase è la frase pronunciata da Tung Men Hu, uomo vissuto a Wei, che non si afflisse quando il figlio morì. Sua moglie rimase sconcertata per questo e gli chiese: Nessuno al mondo amava il proprio figlio quanto te, perché non ti affliggi ora che è morto? Tung Men Hu allora rispose: Non avevo figli e quando non ne avevo, non mi affliggevo. Ora che è morto, tutto è come prima, quando non avevo alcun figlio. Perché dovrei affliggermi ora? In questo libro Osho ci vuole in sostanza dire che la verità più essenziale è che l'uomo è profondamente addormentato, non in senso fisico, bensì metafisico, non in apparenza, ma in profondità. L'uomo trascorre la propria vita in un profondo stato di torpore. Lavora, si muove, pensa, immagina, sogna, ma questo sonno costituisce il continuo substrato della sua vita. Perciò è molto importante comprendere in che cosa consiste questo sonno, perché lo Zen è uno sforzo per diventare più coscienti, quindi per introdurre maggior consapevolezza nella propria vita. E questo libro ce lo spiega davvero molto bene. Anche per oggi questo episodio si conclude qui e vi ringrazio per l'attenzione. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi fa piacere, se anche voi riscontrate questo stato di torpore generale che coinvolge un po' tutti noi nel corso della nostra esistenza. Nel darvi appuntamento al prossimo episodio, vi lascio con queste parole tratte direttamente dal libro. L'uomo vive come un robot, meccanicamente efficiente ma senza consapevolezza. Questo è il vero problema. Tutti gli altri problemi, per quanti possano essere, sono solo una conseguenza del suo sonno. È molto importante comprendere in che cosa consiste questo sonno, perché lo Zen è uno sforzo per diventare attenti e svegli. Ogni religione non è altro che questo, uno sforzo per diventare più coscienti, più consapevoli, per introdurre un'attenzione, più consapevolezza nella tua vita. Tutte le religioni del mondo, in un modo o nell'altro, sottolineano il fatto che questo sonno consiste in una profonda identificazione, ovvero nell'attaccamento. La vita dell'uomo possiede due livelli. Uno è quello essenziale, l'altro è quello accidentale. L'essenziale non è mai nato e mai morirà. L'accidentale nasce, vive e muore. L'essenziale è eterno, al di fuori del tempo. L'accidentale è soltanto casuale. Noi ci attacchiamo troppo al casuale, tendiamo a dimenticare l'essenziale. Qualcuno si attacca troppo al denaro, il denaro è accidentale, non ha niente a che vedere con l'essenza della vita. Qualcuno si attacca troppo alla casa, all'automobile, alla moglie, al marito, ai figli, alle relazioni, ma le relazioni appartengono tutte al piano accidentale, non hanno nulla di essenziale, non è quello il tuo vero essere. E in questo secolo questo problema è diventato molto grave. Qualcuno ha definito il XX secolo il secolo accidentale, e ha ragione. La gente vive una vita troppo identificata con ciò che non è essenziale: denaro, potere, prestigio, rispettabilità. Quando ve ne andrete, dovrete lasciarvi tutto alle spalle. Perfino Alessandro Magno si è dovuto andare a mani vuote. Un grande mistico morì. Appena giunto in paradiso, chiese a Dio: Perché Gesù non è nato nel XX secolo? Dio scoppiò a ridere e disse: Impossibile. Dove si sarebbero potuti trovare tre uomini saggi come i Re Magi e una vergine? Il XX secolo è l'epoca più occidentale. A poco l'uomo si è attaccato sempre di più al concetto di me e di mio, è diventato vittima del possesso e ha completamente perso di vista il proprio essere. Ciò che è mio è diventato più importante, ha assunto un aspetto predominante e quando questo accade significa che ti stai attaccando all'occidentale. Quando invece l'io rimane sul trono e me e mio restano semplicemente dei servitori, allora tu sei il padrone, non sei più uno schiavo e vivi in un modo completamente diverso. Questo è ciò che lo Zen definisce il volto originale dell'uomo, allorché esiste il puro io. Questo io non ha niente a che vedere con l'ego.
L'ego non è altro che l'accumularsi di ciò che è mio, la mia casa, la mia macchina, il mio prestigio, la mia religione, le mie sacre scritture, il mio carattere, la mia moralità, la mia famiglia, il mio retaggio, le mie tradizioni. Tutti questi me e mio continuano ad accumularsi e si cristallizzano in forma di ego. Quando uso la parola io, lo faccio in senso assolutamente non egoico. Io indica il tuo essere, il tuo aver volto. Tu credi agli specchi, per cui sarai sempre diviso, perché gli specchi sono molti, ognuno fa le proprie proiezioni. Qualcuno ti definisce saggio non perché tu lo sia, ma perché è nel suo interesse. Qualcuno ti definisce un idiota non perché tu lo sia, ma perché fa su di te una particolare proiezione. Queste persone rivelano semplicemente le loro simpatie e le loro antipatie, non stanno dicendo nulla su di te. Forse dicono qualcosa su se stessi, ma non certo su di te, perché nessuno specchio può mostrarti chi sei. Uno specchio può solo riflettere la tua superficie, la tua pelle, ma tu non sei la tua pelle, sei un fenomeno molto più profondo. Tu non sei il tuo corpo. Oggi il corpo è giovane, domani è già vecchio. Un giorno gode di ottima salute, un altro è zoppo e paralitico. Questa mattina pulsavi di vita, domani la tua vita se n'è andata, ma tu non sei la tua periferia, sei il tuo centro. L'uomo occidentale vive alla periferia, l'uomo essenziale vive al suo centro. Su questo si fonda l'intera ricerca. Alla prossima!